Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo ultimo capitolo della True Pacifist di Undertale. Nello scorso video c'è stata la rivelazione del nome del giocatore e quindi anche se ci chiamiamo Link, in realtà Link era il nome del primo umano caduto e non dell'umano che stiamo interpretando nel gioco, ovvero Frisk. Ma oggi si conclude la True Pacifist e nel prossimo episodio inizierà la Genocide. Martedì prossimo devo prepararmi bene per fare questa Genocide. Ora vedo insomma tutti quanti i crismi del caso e poi iniziamo con la Genocide. Bene, finiamo allora l'avventura. Ho anche parlato con Asriel quando sta raccogliendo i fiori e poi di lì a poco sarebbe scomparso, quindi non lo so, ma dialoghi generici più o meno. Credo che tutti abbiano provato ad uccidere Frisk almeno una volta. Oh, capisco. Vabbè, sì, dai. Insomma, no. Ehi, Frisk, devi dirmelo. Pensi che Asgore e Toriel torneranno mai insieme? Ma sì, sì, sicuramente. Sì, è quello che spero anch'io. Pensa solo a quanto teneri dovevano essere insieme. Beh, teneri, insomma. Beh, chissà, carne di capra forse è tenera. Non lo so, non l'ho mai provata. È già diventata la mia fanfiction preferita di sempre, Tori e Gorei, il mio vecchio capo e la sua ex moglie. Così sono davvero molto meno romantico, in effetti. Quindi Alphys, che vorresti fare adesso che siamo tutti liberi? Abbiamo un mondo intero da esplorare adesso. Beh, ovviamente andrò in giro e poi... no, niente più bugie, rimarrò chiusa in casa a guardare anime come una sfigata. Questo è lo spirito giusto, tutti quanti, un brindisi agli sfigati! Papyrus l'ha detta giusta, beh sì. Farmi battere da Frisk è la cosa migliore che potesse capitarmi. Perciò sono contenta che... Cosa c'è Asgore? Cos'è un... anime? Oh mio Dio! Frisk, per favore, aiutami a spiegare ad Asgore cosa sono gli anime. Vedi, è tipo un cartone animato, ma... Con le spade o con le pistole? Con le spade, dai. Quindi è come un cartone ma con le spade. Cavoletti, sembra carino. Dove lo posso trovare? Dove posso vedere questo anime? Aspetta, penso di averne qualcuno sul cellulare. Ecco, guarda questo. Questo è quello sbagliato. Non importa. Cavoletti, ma quei due robot stavano baciandosi. Ragazzi, la tecnologia sorprende sempre. Non è così? Io sto pensando a tutt'altro. Certo che lo è. Vabbè, sì. Chissà che stavano facendo quei due robot. Quindi, Asgore, perché non mi fai entrare nella tua guardia reale? Beh, Papyrus, ora che la guerra è finita, potremmo non aver più bisogno della guardia reale. Cosa? E allora a cosa è servita la missione dell'umano? Ha fatto tutto quel viaggio ed io non faccio ancora parte della guardia reale? Davvero, questo è il peggior finale possibile. Frisk, Tori mi diceva di quando ti ha fatto la torta al caramello. Oh, un giorno dovrei prepararla per tutti. Oh, sembra un'ottima idea. Mi parla di cucinare? Posso aiutare? Un momento! Posso aiutare anch'io? Certamente, sarebbe divertente cucinare assieme. Ripensandoci, forse ordinerò una pizza. Beh, sì, è meglio. Ciao, Frisk. Alphys ha migliorato il mio telefono. Mi sto divertendo molto con questa funzione messaggi. Sans, dai un'occhiata a questo. Oh cielo, Tori, è brutale. Non riesco a credere che la regina sia tornata e che sia così imbranata. Voi due state a un metro di distanza perché vi state messaggiando. Non temere, Papyrus, ci stiamo messaggiando per una buona ragione. E quale sarebbe? Beh, perché siamo due imbranati. Sans, per favore, non dire così. Tu non sei imbranato, sei più un tipo sterno. Wow, ste battute fanno ancora meno ridere dette da lei. E allora perché stai sorridendo? È un sorriso di pietà. Bene, allora, posso attraversare la barriera a questo punto, direi. Beh, non ho letto il dialogo di Asgore e l'ho skippato, ma stava dicendo che gli dispiace di averci quasi ucciso. Attraversiamo sta barriera. Se esci qui, la tua avventura sarà veramente finita. I tuoi amici ti seguiranno fuori dal sottosuolo. È finita, ragazzi, non c'è niente altro da fare. Oh cielo, non è bellissimo, gente? Wow, persino meglio che in TV. Molto meglio di quanto avessimo immaginato. Frisk,
tu vivi con tutto ciò. La luce del sole è così bella e l'aria è così fresca. Mi sento davvero viva. Ehi, Sansa, cos'è quella palla gigante? Lo chiamano il sole, amico mio. Quello è il sole, wowie! Non posso credere che finalmente incontro il sole. Potrei stare qui a guardare tutto questo per ore. Già, è bellissimo, non è vero? Ma dovremmo veramente pensare a cosa accadrà adesso. Oh, giusto. Tutti quanti. Questo è l'inizio di un nuovo radioso futuro. Un'era di pace tra umani e mostri. Fresca, c'è qualcosa che vorrei chiederti. Ti va di farci da ambasciatore presso gli umani? Beh, sì, io ho conosciuto i mostri e so che sono buoni in realtà, non sono cattivi. Sì, chi è meglio di Frisk per questo ruolo? Ed io, il grande Papyrus. Sarà la migliore mascotte. Andrà a fare una buona prima impressione. Beh, qualcuno dovrà tenerlo lontano dai pasticci. Ci vediamo, ragazzi. Ma prendono strade separate. Accidenti, ma devo fare tutto io. Papyrus, aspetta! Ehi, Undyne, aspetta! Ups. Dai, avvicinati. Dovrei fare qualcosa? Lei è incazzatissima. Beh, devo andare. Che tondo. Sembra che tutti siano piuttosto ansiosi di partire. A parte che non sappiamo come è andata a finire veramente tra Tori e le Asgore. Diciamo, io penso che si sono lasciati per la morte del figlio. O meglio, la morte del figlio è quello che ha fatto poi far pensare ad Asgore tutto quello che voleva fare, tutto il piano di sterminio, tutte insomma le anime per passare la barriera. E Toriel, stufa di sentire le bugie del marito, insomma, alla fine l'ha lasciato. Frisk, tu provieni da questo mondo, giusto? Quindi devi avere un posto in cui tornare, non è così? Cosa farai adesso? Ma voglio stare con Toriel assolutamente. Cosa? Frisk, sei davvero una buffa creaturina. Se me l'avessi detto prima, niente di tutto questo sarebbe accaduto. È una cosa buona che ti ci sia voluto così tanto per cambiare idea. Beh, credo. Se davvero non hai nessun altro posto in cui andare, farò del mio meglio per prendermi cura di te finché ne avrai bisogno. D'accordo? Ora, andiamo. Tutti quanti ci stanno aspettando. Sapete cosa mi fa pensare questo finale? All'inizio, o meglio, a quello che vediamo in Deltarune. Deltarune, alla fine, so che tutti quanti sembra che stiano nel mondo degli umani e hanno trovato il loro posto. Però è tipo il ghetto, che c'è tutta quanta quell'isolato con tutti quanti i mostri che abitano lì. Non lo so, vorrei rigiocarmelo per bene a Deltarune e poi dopo dare le mie conclusioni sul tutto.
Un momento. No! Cosa? Pensavi davvero che fosse finita? Voglio dire, non abbiamo nemmeno mostrato i ringraziamenti speciali. Pronti? Finiamola una volta per tutte. Poi. No, dai! Mamma mia, genio pazzo, Toby Fox, mamma mia. Voglio provare a evitarli finché ci riesco. Non è difficile, ma sicuramente sbaglierò qualcosa. Ah, devo prenderli in realtà. Ma devo prenderli. Ah! Oh, c'è Flowey? Ciao. Sembra che tutti siano felici. I mostri sono tornati in superficie. Pace e prosperità si diffonderanno su tutte le terre. Fai un respiro profondo. Non c'è più nulla di cui preoccuparsi. Beh, in realtà c'è una cosa. Un'ultima minaccia. Un essere con il potere di cancellare tutto. Tutto quello per cui tutti noi abbiamo lottato. Sai di chi sto parlando, non è vero? Esatto, sto parlando di te. Tu hai ancora il potere di azzerare tutto quanto. Toriel, Sans, Asgore, Alphys, Papyrus, Undyne. Se farei quella scelta, tutti quanti saranno strappati da questa linea temporale. E verranno rimandati a prima che tutto questo accada. Nessuno si ricorderà niente. Potrai fare tutto ciò che vuoi. Quel potere. Conosco quel potere. Hai lottato per fermare quel potere, non è così? Quel potere che io volevo usare. Ma ora l'idea di azzerare tutto... Io non credo che sarei capace di rifare tutto da capo. Non dopo tutto ciò che è successo. Quindi, per favore, lasciali stare. Lascia che Frisk sia felice. Lascia che Frisk viva la propria vita. Ma... se non riesco a farti cambiare idea, se vorrei veramente cancellare tutto, dovrei cancellare anche i miei ricordi. Mi dispiace. Probabilmente avrai già sentito questo discorso migliaia di volte, vero? Beh, questo è quanto. Ci si vede, Link. No! C'è cosa ci ha chiamato Link, quindi... cacchio! Ah, no, ci ha chiamato Link! Quindi, lui ci tratta come se fossimo il primo umano caduto. Quindi, canonicamente, nella linea temporale nostra, del nostro universo, del giocatore, noi, che giochiamo, siamo il primo umano caduto. Ma sta roba è fuori di testa, bellissimo. Bellissimo come funziona Undertale e tutto ciò che c'è dietro. Io sto amando Toby Fox sempre di più. Ad ogni modo... per questo video è tutto, in descrizione intanto trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente alla prossima, bye bye!